io mi rivolgo direttamente ai ragazzi perché ci tengo. Cari ragazzi e care ragazze, perché qua ci sono un po' tutti, vero? Mi viene in mente una cosa che riguarda la vostra età, perché purtroppo i modelli che ci vengono proposti sono sempre abbastanza di un tipo: essere il protagonista. Cioè, ognuno decide, va per la sua strada, e invece voi dovete essere protagonisti, che è ben diverso. Quindi esserci in quello che ha appena detto sia il sindaco sia il rappresentante del prefetto, che significa condividere le cose che farete. Non è semplice, perché purtroppo siamo abituati sempre a fare quello che vogliamo, come lo vogliamo fare, nei tempi, e non è così che funziona. È per questo infatti che secondo me questo è un bel momento della comunità di Sant'Orso, perché è una lezione di vita per voi che cominciate a crescere e andate a confrontarvi. È un bel momento perché dovete essere protagonisti e quindi sapere confrontarvi con le regole della democrazia. Il confronto, che non significa io ho deciso di fare, faccio quello, perché ho deciso, no, bisogna capire, ci sono delle regole, ci sono delle persone, dei fatti, dei contesti, delle situazioni da rispettare. E ve le dico perché sono anni che faccio preside, sono anni che mi confronto con CCR. E uno dei problemi è sempre questo: attenzione, siamo protagonisti, vuol dire rispettare le regole del confronto, significa servizio. Avete sentito il sindaco prima che l'ha citato questa parola, servizio. Quindi essere protagonisti, non il protagonista e comunque vada, si va avanti, no. Servizio, servizio vuol dire che siete per tutti, cioè al di là della votazione che poi emergerà, siete lì per la comunità di Sant'Orso e quindi per tutti, capire quali sono i bisogni reali, effettivi, e non quelli provvisori del momento che sono dovuti magari alla festa. Scusate se io sono molto pratico, ma per capire che il vostro ruolo è importante, ma diventerà ancora più importante se saprete in questo percorso che avrete dimostrare di attenervi alle regole, ed è molto importante anche questo. Allora il mio augurio, per non allungarmi troppo, è che siate anche voi un seme all'interno della nostra comunità e che questo seme sia un bel seme fiorito, bello, perché proprio perché voluto, ricercato nel confronto quotidiano che avrete con i vostri compagni, con gli insegnanti, con il preside, con l'amministrazione comunale, con tutte le persone che vi guideranno in questo periodo.